Nel contratto Lega 5 Stelle anche l'intenzione di fermare la Torino-Lione, scelta inaccettabile per il presidente della regione Chiamparino, plaudono i no TAV. Buongiorno, la TAV Torino-Lione è tra i punti chiave del contratto di governo che Lega e Movimento 5 Stelle stanno siglando a Roma. Con il nuovo esecutivo l'opera potrebbe essere messa in discussione. Tornare indietro, dice il commissario di governo Paolo Foietta, costerebbe quanto realizzarla. Il fronte del no invece plaude all'ipotesi dello stop. Marzia De Giuli. Il passaggio parla chiaro. Con riguardo alla linea ad alta velocità Torino-Lione ci impegniamo a sospendere i lavori esecutivi e ridiscuterne integralmente il progetto. Parole in rosso perché dovranno essere discusse da Lega e 5 Stelle, ma che in Piemonte sono una sirena d'allarme. Inaccettabile l'idea di sospendere i lavori per il presidente della regione Chiamparino. A marzo l'iter approvativo dell'opera si è infatti concluso con il via libera del governo al progetto di variante dei cantieri. Viaggiamo intorno ai 2 miliardi di euro che sarebbero in questo momento da restituire. Quando l'opera nel complesso costa all'Italia? L'opera all'Italia costa 2 miliardi e 800 milioni, quindi vuol dire che noi ci troveremmo in una condizione di questo genere, in un contenzioso europeo e con una credibilità molto bassa. Chiaramente le ditte non saranno così felici e contrattualmente naturalmente si ribarranno nei confronti di quello che è il committente con l'applicazione delle penali, quindi si aprirà una fase anche elevata di contenziosi. Plaude invece all'ipotesi dello stop il fronte del no TAV. Non è troppo tardi, sostiene, per fermare il progetto. A me non risulta che si debba dire restituire nulla. Gli accordi anche europei prevedono che i due stati possono, per motivazioni adeguate, ovviamente devono motivarlo, recedere dagli impegni che hanno assunto, finché noi non abbiamo dei cantieri e delle aperti e delle gare fatte, non ci sono vincitori. Quello che dico io è che qualunque governo ci fosse, se è fatto da persone razionali ed oneste, deve riconoscere che l'interesse del Paese è fermare e cancellare questa operazione. Il popolo no TAV ha annunciato una manifestazione sabato da Rosta ad Avigliana per ribadire il no all'opera.